Beh, oggi è stata una giornata davvero importante, è appena uscito il maestro Giampiero Reverberi, abbiamo inaugurato delle nuove installazioni per il museo per via del Campo 29 Rosso, dalla sua bacchetta di direttore d'orchestra fatta con le sue mani, Lelio di Betulla del 1994, a tre pannelli dedicati alla cosiddetta scuola genovese di cantautori e a lui e a suo fratello Gianfranco. Abbiamo fatto un collegamento con Gianfranco Reverberi, il fratello maggiore di Giampiero che è a Roma naturalmente, e ci prepariamo per domani per il premio Ciampi. Gianfranco Reverberi e Giampiero Reverberi sono qua immortalati insieme a Piero Ciampi in una bellissima foto del matrimonio di Piero, due ragazzi che sarebbero diventati due giganti della musica. Ma sì, una giornata più che altro così importante, perché finalmente insomma si vede qualche cosa anche a Genova, cosa che non abbiamo visto per 60 anni. Da raccontare c'è poco, oppure ci sarebbero 60 anni da raccontare. Good morning genovesi, svegliatevi bene, addormentatevi ancora meglio e nel frattempo fate qualcosa di buono. Presenti anche alla giornata in via del Campo 29 Rosso i protagonisti del premio Ciampi. Ho scoperto Piero Ciampi in questi ultimi anni, grazie anche a Laura, grazie a Lazzaro Calcagno con cui portiamo avanti uno spettacolo di teatro canzone, proprio un percorso d'amore con alcuni cantautori e alcune canzoni magari non tra le più note italiane, e una delle canzoni Cosa Resta è proprio, fa parte di questo spettacolo, quindi l'interpretazione mia è anche un po' grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme a Lazzaro Calcagno sul percorso poetico di questo spettacolo, in cui si inserisce perfettamente Cosa Resta. Cosa resta? Cosa resta e come si può spiegare cosa, che emozioni mi dà? Ognuno rivede se stesso un po' nelle canzoni che canto, nelle canzoni che interpreta. Cosa resta è una canzone che rispecchia alcune parti, alcuni momenti della mia vita in cui mi ci vedo molto come se fosse scritta per me, no? Quando senti una canzone che ti entra nel cuore è perché in qualche modo quel poeta è riuscito a cogliere degli aspetti della tua vita senza neanche conoscerti. E questo è quello che riusciva a fare Piero Ciampi, come tutti i più grandi poeti. E Piero Ciampi è veramente un poeta che è avanti anni luce rispetto ancora oggi, dove già rispetto ai nostri anni, figuriamoci quando negli anni, fine anni 80, quando ancora non era capito, era ancora più avanti rispetto a come poteva essere adesso. Quindi per me la scoperta di Piero Ciampi è veramente stata illuminante, diciamo, sul mio percorso artistico, è stato fondamentale, ancora lo è fondamentale per il mio percorso. Ed è un privilegio per me essere stato, diciamo così, premiato per questa mia interpretazione. Il presidente della giuria del premio, Antonio Vivaldi, che ha anticipato i temi protagonisti della 16ª edizione del premio. Un'occasione importante, teatro Goldoni, teatro pieno in ogni ordine dei posti, un'edizione molto ricca di eventi, di persone, personaggi, con nomi grossi della musica, con premi alla carriera, CCCP, Marlene Kunz, Not Moving, e poi i premi per i vincitori del concorso nazionale della miglior cover di un brano di Piero Ciampi. Fra questi, un genovese, Matteo Troilo, è stato premiato per una bellissima, intensissima, struggente, mettiamoci anche questo, versione di Cosa Resta, una canzone che parla di un addio, delle difficoltà dell'addio, l'andare e venire dei pensieri, delle sensazioni, delle emozioni. È un pezzo in realtà molto più complesso di quello che sembrerebbe. Ciampi non era un artista
univoco, aveva una serie di sfumature, Matteo Troilo ha saputo coglierle tutte e aggiungendoci qualcosa di suo. È per questo che la sua cover è stata scelta fra quelle vincitrici. Bravissimo Matteo, grande Piero Ciampi, e questo legame fra Livorno e Genova che insieme a Via del Campo 29 Rosso e Laura Monferdini abbiamo portato avanti continua a dare i suoi frutti, continua ad essere una bella cosa. Livorno, Genova, città di mare, di vento e di canzone d'autore.